La Befana viene di notte, si sa, ma la vecchina in sella alla sua scopa, saranno gli anni che passano, sarà la recessione, ha bisogno di una mano per riempire le sue calze da regalare ai tanti bambini. E allora ecco spiegata la corsa frenetica di genitori e nonni alle bancarelle allestite nelle piazze di Napoli. In città la tradizione si rinnova ogni anno e in piazza Mercato, dove a ogni angolo di strada spuntano come funghi banchetti pieni di caramelle, cioccolattini e giocattoli d'ogni genere. Ce n'è per tutti i gusti. Fondente al latte con le nocciole, ma anche bonbon, gommose e l'immancabile carbon di zucchero per i bimbi che nel corso dell'anno hanno fatto disperare mamme, papà, nonni e babysitter. Per quelli buoni poi non possono mancare giochi e qualche soldino di cioccolato ben augurante. Sta facendo la calza per i suoi nipotini, cosa ci metterà dentro? Cioccolate, carbone. Il carbone perché sono stati cattivi? Facciamo finta che sono stati cattivi. Ma la novità per la Befana 2012 è la calza. Per il nuovo anno si dice addio al calzino bucato e si punta sull'originalità. Peluche a forma di animali, cuori enormi con messaggi d'amore, scudetti della squadra del cuore, tutti da riempire di dolciumi e oggetti vari in attesa del prossimo anno, perché, e anche questo si sa, l'Epifania tutte le feste porta via.